Buona serata, sono le 19, siamo ad Angoli, grazie come sempre per essere in mia compagnia. E anche questa sera parliamo ovviamente di carnevale. Il carnevale è alle porte e c'è un evento proprio qui vicinissimo a noi, un carnevale straordinario. Ce ne parlano i nostri ospiti, andiamo subito a conoscerli. Grazie a Stefania Pedrazzani per essere qui. Grazie Stefania. Buonasera. Tu sei innanzitutto una studiosa di folklore. Ma sei anche un'esperta del carnevale di Schignano, perché è proprio di questo che parleremo. E tra l'altro lo facciamo con insomma, la figura per eccellenza, perché il carnevale senza le maschere non è un carnevale. Quindi io ringrazio Pierel Solanfranconi, che è un mascheraio schignanese, innanzitutto per essere qui. Grazie. E Prego. per la sua grande, insomma, capacità arte, artigianalità, estro, tutto quello che vuoi, ma soprattutto per aver portato queste bellissime maschere. Grazie. Grazie a lei. <ride> allora, partiamo dalla storia. Eh, C'è un carnevale che, insomma, vive una tradizione lunghissima. Da quando parte fino all'edizione 2018? Il carnevale di Schignano ha origini nella notte dei tempi. Uh, cercando le origini delle maschere si trovano influenze sia nelle dominazioni passate perché il bello, cioè il ricco, la figura e il panciotto imbottito con la foglia di faggio simbolo di opulenza ricordano la dominazione austriaca e quella francese. E nelle vesti del Brut, che è l'altra maschera che si contrappone al bello, si identifica il povero, il contadino, spesso l'emigrante che non ha fatto fortuna, è rientrato in paese. Le movenze delle due maschere principali pertanto sono diverse e eh, nessuno sa quando possa essere iniziato io ho avuto la fortuna all'inizio degli anni 90 di cominciare a sentire raccontare ad intervistare le persone che ricordavano com'era il carnevale nell'anteguerra le figure erano le stesse era una sfilata leggermente più ordinata rispetto a quella a cui si assiste oggi con le figure degli sposi ma il bello pulento ricco che mostra in tutta la sua bellezza il suo bellissimo vestito gli ornamenti e i ninnoli era lo stesso così come lo si ritrova nella le foto dell'Ottocento perché le prime testimonianze sono nella fine dell'Ottocento, sebbene le maschere più antiche, e quelle che sono inquadrate in questo momento risalgono alla fine del 1700, ci fanno pensare che il carnevale di Schignano, come tradizione, abbia davvero un'origine ancora più lontana. Quindi davvero c'è tantissimo che sfilerà per le strade tra qualche giorno perché non c'è soltanto insomma, questo momento di condivisione ma c'è tutta una storia che viene insomma, eh, trasferita da generazione in generazione ma eh, così come Stefania ci ha eh, annunciato questi due personaggi principali, il sì. bello e il brutto il ma bello... qui abbiamo le maschere Ecco, allora io ecco. ho portato un po' di maschere ecchi. Certo e raffigurano il bello e il brutto io inizierei con la maschera più una delle più vecchie che abbiamo in paese che è la famosa maschera del TINEL che ha circa, grosso modo la data esatta non ci sa, ma ha più di 250 anni quindi questa... insomma tanto rispetto anche nel maneggiarle queste, esatto, queste sì, maschere aveva dei problemi e dopo l'ho ristrutturata un po' io perché sa, e adesso cerchiamo di conservarla perché al meglio per, per noi di Schignano al, cerchiamo di conservarla al meglio perché sono dei tesori tra l'altro esatto. perché la, c'è la tradizione, c'è il, la il lavoro c'è la tradizione, c'è il lavoro e questa qui è detta la maschera del Tinel perché una volta le maschere avevano il nome della famiglia di chi le aveva fatte, questo qui lo chiamavano il Tinel, forse si chiamava, non so il nome esatto. Tinello, comunque, chi lo sa, è sabe, <ride> quello che sarà, e ecco. quindi l'hanno chiamata così. Ecco. Ce ne sono molte altre, però sì, che ci hai portato. Dopo questa qui sono delle maschere che ho fatto io. Questa, I nostri personaggi delle maschere sono il bello e il brutto. Questa qui è una maschera da bello. Poi abbiamo una maschera da brutto. Dei bambini, dei meno. Più, diciamo, piccola. Più, più piccola. Una maschera da Belle per i bambini, più piccola, e poi una maschera da Brut. Chiaramente eh, si vedono... E questo le... è brutto per davvero, ha un è un caso per incredibile. Davvero, eh. Eh. Certo. Perché noi dobbiamo rispettare le nostre tradizioni. Il brutto deve essere brutto. È eh. chiaro, non può essere Li... bruttino, deve Li... essere proprio brutto. I lineamenti. Questa la indossa mio nipote. <ride> <ride> Perché lui a Schignano i ragazzi così nascono con un DNA. o da o da pelle ah, anche in questo caso quindi c'è una tradizione che sì, continua normalmente chi si veste da brut si veste sempre da bruto è brutto pelle. per sempre e tutta la sua generazione tutta futura. la sua generazione eh, ma allora quindi attenzione e ma... chi, chi si veste da pelle si veste sempre da bello. bene eh, Pierelzo, però, molto simpatica questa narrazione, ma quanto tempo ci vuole per intarsiare una maschera così? Ci vuole preziosa? tanto tempo, non si guardano mai le ore, grosso modo diciamo che ci vogliono circa 40 ore, però quando si fanno le maschere bisogna aspettare il momento che si ha l'ispirazione, poi si fa un'ora, un paio d'ore, non è che uno lavora. Così al momento quando ma adesso mi è venuto voglia di fare un po' la maschera. E quando hai iniziato ad appassionarti a Guardi, questa io, cosa? Guardi, io la prima maschera che ho fatto eh, ero eh, intorno agli anni 70, le prime due o tre maschere. Poi sono stato un po' di anni così perché allora il tempo era poi anche... Si lavorava e eh, la famiglia un po' tutto. Poi proprio... Proprio fare le maschere dopo della pensione. Allora. E eh, allora lì c'era tanto tempo a disposizione, l'estro <ride> eh, arrivava più, più facilmente. Tempo, allora... Oh. Qualcuno ti chiede magari, fammi una maschera eh, in sì, un certo non... modo, c'è qualche richiesta particolare? Eh? Sì, 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 sono le richieste. Noi facciamo le maschere, almeno noi, per i mascherai, per indossarle, è lo, lo scopo della maschera diventa maschera a tutti gli effetti quando ha fatto almeno un carnevale. Eh, quindi quello è il battesimo, almeno un carnevale Perché ci deve essere. Almeno quando non ha fatto un carnevale, diciamo, non è ancora una maschera a tutti gli effetti. Quindi quella insomma segna il sì. riconoscimento della maschera vera e propria. Esatto, esatto. Bene, Pierenzo, un racconto davvero che intreccia anche tante emozioni e tante storie. Di fatto il Carnevale di Schignano è davvero alle porte. Quando inizierà? Allora, le tre sfilate principali sono domenica prossima, 4 febbraio, c'è cioè il Carnevale dei bambini, una sfilata dedicata ai piccoli bei, piccoli brut. Ci sono due piccoli sapeur, altre due figure, le due figure. Che ricordano i sapeur-pompier che aprivano le sfilate napoleoniche interamente ricoperti di pelle. E nei, nella sfilata dei bambini si è ripresa la stessa, in miniatura, eh, tipologia delle maschere di quelle degli adulti. Le due sfilate principali saranno sabato 10 febbraio al pomeriggio e martedì 13, secondo mm. il rito romano, il sabato e il martedì grasso. Sebbene il carnevale a Schignano inizi il 5 di gennaio. Quindi insomma festa, siamo già in carnevale sì, di fatto. Sì. È una festa estemporanea perché era vissuta soprattutto dagli uomini che tornavano dalle terre di emigrazione e anche adesso i ragazzi è frequente che la sera in maniera del tutto spontanea si organizzino e girino per il paese vestiti da bello o da brut. Poi da bello ci si veste tipicamente la mattina presto all'alba con una lanterna in mano e il suono delle campane che adornano i costumi svegliano il paese nei giorni di festa. Ed è una tradizione sentita e spontanea perché ad oggi nessuno credo che le sappiate, vi sappia dire quanti bei e quanti bruci saranno in piazza sabato e domenica. 4, il sabato 10 c'è la Proloco che organizza e è coadiu coadiuvata dall'amministrazione dall comunale, dopo la sfilata del 10 la sera c'è il Veglione, tutte le associazioni schignanesi, quindi tutti gli schignanesi spontaneamente con un'opera di volontariato eh, collaboreranno perché il carnevale è degli schignanesi, è qualcosa come diceva Pierelso che si tramanda credo nel DNA, quando ci nasci è qualcosa che senti dentro, hai l'indole di festeggiare. E la gente magari da fuori ti domanda ma chi te lo fa fare? È festa, è armonia, il suono delle campane, quelle stonate dei Brut, quelle argentine, dei Bey, è un'atmosfera che con la musica della fughetta, la bandella del paese coinvolge, coinvolge la gente, le maschere sono pronte a coinvolgere la gente negli scherzi. E eh, chi viene a vedere il carnevale di Schignano a Schignano assiste a qualcosa di un po' anarchico, se vogliamo, spontaneo. Unico, oserei dire, nel suo genere. Poi c'è un personaggio che è una macchietta, l'unico personaggio parlante, che si chiama Ciocia. Che caratteristiche presi... ha questo personaggio? Allora, il personaggio deve essere eh, impersonato da un uomo, vestito con il costume delle donne schignanesi di un tempo e a... seguendo un canovaccio, quindi un vero e proprio teatro spontaneo, racconta delle angherie che il ricco Mascarun il bel che la tiene legata ad una corda le fa subire. E la cioccia è teatrale, è qualcosa di spontaneo. Io ho sentito recentemente una fantastica definizione del nostro carnevale. Come una sorta di museo etnografico a cielo aperto. Quindi in realtà è una grande tradizione vostra, del vostro paese, dei, della vostra intimità, perché davvero mm. lo sentite vostro questo mm. carnevale, ma sta diventando anche insomma patrimonio di tutti coloro che eh, hanno voglia e occasione di venire direttamente, insomma, a viverlo con voi e di tutti coloro che comunque ne sentono parlare, perché è davvero molto affascinante. Tra le altre cose, e l'hai portato, lo vedo vicino anche a te. Tu hai anche raccolto. Tutte queste conoscenze, queste tradizioni, questi pensieri che in pillole hai cercato di, di trasmetterci qui in questi pochi minuti, in un libro. Eccolo qua, Il Carnevale degli Schignanesi. Qui dentro, insomma, c'è molto, c'è tutta questa storia. Sì. C'è la sintesi della storia di quello che è per noi emozioni sotto la maschera. Qualcosa di difficile da raccontare per la prima volta da schignanese, quando ci nasci, ci cresci e ci vivi e poi ti trovi a studiarlo, hai la fortuna forse di cogliere qualcosa dietro le quinte che gli edono musicologi, non avevano forse raccontato e, ed è l'emozione nell'impersonare l'una o l'altra figura ed è la spontaneità, la gioia, l'entusiasmo che ci porta a distanza di secoli a far rivivere questa tradizione che gratuitamente abbiamo ereditato dai nostri avi ed è un patrimonio culturale unico, affascinante, un pochino impressionante se ve la devo dire tutta se venite a, ad assistere alle sfilate soprattutto il sabato ed il martedì grasso. Eh, L'atmosfera che si crea addirittura può generare paura perché una maschera di legno su un viso è un po' inquietante. È impattante anche, sì. insomma, un certo effetto. Però. È magica, è magica nella sua caratteristica di vedo non vedo, di ti faccio lo scherzo, di ogni brut per esempio può raccogliere degli oggetti che testimoniano qualcosa del passato, chi una valigia, quindi simbolo dell'immigrante, chi una scopa di saggina, chi dei poveri stracci. Ecco. Insomma, come tutte le cose forti e di impatto hanno comunque una grande tradizione, un grande significato. Siamo quasi in chiusura, perché se io voglio, Pianelso, voglio tornare da te, perché mi domando, tu sei mascheraio e questo l'abbiamo visto, visto, sì. sei bravissimo. Ma tu che maschera indosserai al carnevale, il bello o il brutto? Ma io per la verità adesso ho tanti anni che non mi vesto più da carnevale perché... Beh però so... quest'anno ci vuole, sei anche venuto qui a raccontarcelo. Eh, immagino, normalmente ci vestavamo da giovani, da brutto, però una volta non c'erano poi tutte quelle maschere che ci sono al giorno d'oggi, allora si usava quello che c'era. Certo. Noi la, la invitiamo a venire a vedere il nostro carnevale. Assolutamente ci sarò. Non mancherò a questo punto. Non so se ci sarà una maschera a disposizione. Come se non no, ci gliela... sarà, insomma, farò quello che posso. Comunque sarò presente. Gliela, gliela, gliela presto io che indossare. <ride> Va una bene, macchina. facciamo così, Stefania. Allora rilanciamo velocemente l'appuntamento. Siamo in chiusura quando inizia il carnevale? Carnevale iniziato 5 gennaio, tutte le sere maschere in E questo l'abbiamo detto, ma le sfilate Sa per tutti domenica quanti? Domenica 4, carnevale dei bambini, al pomeriggio sfilata. Domenica, sabato 10, pardon, sfilata pomeridiana e veglione in maschera al centro civico. Martedì grasso, sfilata pomeridiana, significa dalle 2 in poi. E alle 4 la fuga del Carliseppi, il fantoccio che rappresenta il carnevale, tenta di sottrarsi alla fuga impersonato da un coscritto, riacciuffato, scambiato con il fantoccio per non ci giochiamo, un diciottenne ogni anno verrà bruciato a mezzanotte in piazza bene, io ringrazio Stefania Pedrazzani ringrazio tantissimo davvero Pierenzola Lanfranconi. mi Gra raccomando la mia maschera grazie a lei grazie, <ride> viva il carnevale di Schignano grazie io anche a voi la faccio provare ora quando finiamo la proviamo grazie, rimanete per lì perché torno tra poco adesso provo la maschera